Quello che mi hai chiesto, papà, me lo sono chiesto anch'io tante volte. Mi sento molto confusa. Non so che cosa mi stia succedendo, papà. E che cosa mi dici di Ernesto? Non lo so. È un'altra cosa che non capisco, papà. Ernesto e io ci conosciamo fin da quando eravamo due bambini. E... non lo ami. È il mio amico. Il mio compagno. Ma niente di più. Non ti interessa? No. Però adesso quello che sento è una cosa nuova. Non so come definirla. Ti piace Riccardo Contreras? Ecco quello che è successo. Sì, penso a lui. È la verità. All'inizio era qualcosa di indefinito. Qualcosa che mi tormentava sempre, sempre. E volevo vederlo. Volevo che mi chiamasse. Non so, volevo vederlo. E questo non mi era mai successo, papà. E mi sta succedendo ora con lui. Ascolta, Marta. È difficile dire ad una figlia: devi mettere fine a questo oppure fai quello. Perché deve prevalere la sua volontà, capisci? E deve prevalere soprattutto il suo buon senso. È difficile dirtelo così, Marta, però devo provare ugualmente. Devo premettere che ho sempre pensato che Riccardo fosse un bravo ragazzo, almeno all'apparenza. Un po' sventato, questo è vero. Però ciò non vuol dire che sia cattivo. Inoltre è intelligente. E potrà diventare nel campo della medicina quello che vuole, quello che si propone. Però vedi, Marta, lui è di natura disordinata. Non è l'uomo adatto a una ragazza come te. Tanto equilibrata, tanto serena. Tu riesci a capire, tesoro mio? Sì, papà. Tu sei una donna molto sensata. E inoltre, figlia mia, Riccardo è fidanzato ufficialmente con un'infermiera, Giulia Martinez. Io te l'avevo detto, no? Senti, Marta, questo amore, se è così che possiamo chiamarlo, sta nascendo solo ora dentro di te. Tuttavia sei in tempo per impedire che si impossessi del tuo cuore. No, non lasciare che ti assorba o che ti faccia soffrire. Sto già soffrendo, papà. Sì. Insomma, capisci che voglio dire. Però ci sono anche altri aspetti in questa faccenda. E il principale è Giulia Martinez. Tu non puoi, o meglio ancora, non devi compromettere la felicità di quella povera ragazza, né essere un ostacolo che impedisca a lei e a Riccardo di realizzare i loro progetti e la loro vita. Papà, nessuno potrà accusarmi di questo, perché non è mai stata mia intenzione, veramente. Bene. Allora dovrai dimostrarlo alla gente. Sono sicuro che le male lingue avranno già messo in giro delle voci. Quell'ospedale è un vulcano, figlia mia. Marta, allora dimmi, ti comporterai come una donna matura e sensata? Sì, papà. Te lo prometto. Questo sentimento è nato così, senza che me ne rendessi conto. E allo stesso modo lo combatterò. Forse non era destino, non è vero? Non si può lottare contro quello che è già deciso, stabilito. Non è così? Sì, certo, esattamente, figlia mia, sì. E poi, chi può assicurarmi che quello che sto provando sia vero amore? Forse è solo un capriccio. Un'attrazione fisica, niente di più.
Allora posso stare tranquillo, tesoro, vero? Sì, papà. Sì, puoi stare tranquillo. Buonanotte. Che Dio ti benedica. Buonanotte, tesoro. Dio mio. Buongiorno, mamma, che Dio mi benedica. Amen, sono passato un attimo, ho molta fretta. Riccardo, ma che cosa ti prende, figlio mio? Ma che cos'hai? Perché tanta fretta? Che cosa è successo? Non ho un minuto da perdere, mamma. Che cosa? Che cosa stai dicendo, Riccardo? Ieri non mi avevi promesso che saresti rimasto qui a pranzo con noi? Purtroppo non posso, mi dispiace, mamma. Devo prepararmi per la cerimonia. Ho molte cose da fare prima di domani. E come se non bastasse, sono di guardia oggi. Non ti sembra assurdo? Beh, ti avevo preparato il tuo piatto preferito, sai? Io credevo che avremmo pranzato insieme. Un altro giorno, mamma. Perché oggi vado troppo di fretta. Non ho tempo. È pronto il mio vestito, mamma? Sì. Bene. Sì, sì. Tieni. Mamma, senti, dimmi una cosa. Allora, vieni alla cerimonia, sì o no? No. No, Riccardo, che verrei a fare io là? E poi, sinceramente, fra tanta gente istruita, sai, mi sentirei come una gallina fuori dal pollaio. Ma non importa. Io ti sarò vicina con il pensiero e dirò... A quest'ora stanno consegnando la laurea al mio bambino. Bene, mamma, devo scappare. Ciao. Aspetta, ti risparmio un viaggio, Riccardo. Aspetta ancora un minuto, perché tanta fretta di andare? La fretta porta all'esaurimento nervoso. Siccome non so quando tornerai qui, non so mai quando... Questo è per te. È il tuo regalo per la laurea. Mamma, che pensiero gentile. Non aprirlo prima della cerimonia. Senti, mamma, se per caso hai intenzione di venire, io... No. No, no, ti assicuro di no. Inoltre... Il vestito che mi ha fatto la sarta è venuto malissimo. Mi sta troppo grande. Sembro un sacco di patate. Mi sento ridicola. Che Dio ti benedica, figlio mio. Allora, mamma, io ti lascio. Beh, grazie per il regalo. Quello non era Riccardo. Lo resterà a pranzo. Aspetta, vado a chiamare. No. No, lascialo. Ha tante cose da fare. Non giustificarlo, mamma. Tu gli avevi preparato il suo piatto preferito e lui ti pianta in asso, se ne va. Disgraziato. Stai piangendo? No. Non sto piangendo. E poi perché? Perché dovrei piangere? No. Che motivo avrei di piangere? Io domani avrò un figlio dottore. E vedrai che alla fine ti sposerai con un uomo che non ami. No, no, questo non succederà. Perciò non preoccuparti, Celia. Non voglio essere un ostacolo se hai deciso di conquistare Ernesto. No, 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 no,
non negare, non negarlo, per favore. È facile rendersi conto che sei innamorata di lui, da come lo guardi, da come ne parli con dolcezza. Non sai nascondere il tuo sentimento. Spero che si innamori di te, Celia, perché io ti voglio bene e desidero la tua felicità. Credimi, ti stai sbagliando. Io per Ernesto sento soltanto... Amore, Celia, amore. Eh? Avanti, non avere paura, dillo. Tu non mi hai chiesto forse di fare altrettanto? E allora ecco, questa è la verità. Riccardo Contreras, un uomo che quasi non conosco, è entrato nella mia vita non so come né quando. Mi fa star male, male, Celia. Penso a lui in ogni momento, lo sogno di notte, ricordo i suoi gesti, le sue parole, tutto. Credimi, io non so se questo è amore vero, però mi sento così. E se fosse libero, se non ci fosse quella ragazza di mezzo, io non resterei qui con le mani in mano, io lotterei, Celia. E tu devi fare altrettanto. Se ami Ernesto, lotta per lui, però a fronte alta, con coraggio. Non posso, Marta, è inutile. Lui ama soltanto te, solo te. Barrado, sai dirmi se mio figlio Ernesto è arrivato? No, signora Paolina, qui non è entrato. Che strano, dovrebbe essere già qui, veniva a prendermi. Ha una faccia molto strana oggi. Ah, lo credo bene, non ho fatto che correre tutta la notte. Questa professione è stressante. Anch'io sono molto stanca. Non siamo esseri umani anche noi. Non abbiamo diritto di vivere come gli altri. Perché hai scelto questa professione, figlia mia? Se una donna diventa infermiera è perché ha la vocazione. L'infermiera è al servizio della gente. Ah, no, non è questione di vocazione. No, è questione di vocazione, Giulia. Essere infermiera richiede sacrifici, amore per il prossimo. Se tu senti di non poter far fronte a questa responsabilità, io ti do un consiglio, figlia, cambia lavoro. Ci sono tante altre cose da fare. Sei giovane, sei ancora in tempo. Mi creda, adesso stai esagerando. Comunque lo dicevo così per dire, non mi stavo lamentando. Non merito una predica simile. Ammetto che a volte perdo la pazienza. Per esempio, domani alla festa di laurea dovrò andare via prima perché sono di guardia. Capisco. Pazienza, tesoro, pazienza. I malati ti ringrazieranno. Lo spero proprio. Con permesso. Buon lavoro. Pronto? Ospedale generale. Va bene? Sì, dottore. Sì, glielo dirò. Sì, è qui. D'accordo. La ringrazio, dottore. Era il dottor Bermudez. Ah. Ha detto se lei può andare un attimo al settimo piano. Ah. Dammi forza, signore. Ospedale generale. Ah, sì, aspetti un momento, cerco di rintracciarlo, Signorina Barrado. Salve. Ha visto mia madre? Sì. È andata al settimo piano. Ah. Aspetti un momento, aspetti, per favore. Sì, grazie. Pronto? Il dottor Morantes non è di guardia. Va bene, di niente. Senta, aspetti sua madre in direzione. L'avviso subito, Ah, bene, grazie. Prego. Grazie tanto. Di niente. Che cosa vuoi fare, papà? Non penserai di uscire. Tesoro... Io non voglio più restare in questa prigione. Ti prego, papà, per favore, tu devi riposare. Io mi sento bene, Marta, credimi. Una passeggiata non mi farà male. Bene, in questo caso vengo con te. No, non essere sciocca. Vai in ospedale a portare ai bambini quei regali che hai comperato. Saranno molto contenti. Sì, ma vedi, papà, io non voglio che tu esca da solo. Mi accompagnerà Celia. Però devi stare molto attento, d'accordo? Per favore, figlia mia. Io non ho 3 anni. Io ne ho ben 55. Ti senti meglio oggi? Più tranquilla? Sì, non preoccuparti, papà. Tu credi che sia una buona idea andare all'ospedale? Sì, papà. Sai, io non posso fuggire da me stessa. Devo affrontare la realtà, non sei d'accordo? Questa è una buona soluzione. Non succederà niente, vedrai. Ehi,
Ma cosa ti prende? Che stai facendo? Ma che cos'hai, eh? Ah, papà, ma come sei elegante. Fai attenzione, eh? Chissà quante donne perderanno la testa per te. Oh. Ciao, non fare tardi, mi raccomando. Buongiorno. Salve. Stavo cercando il dottor Bermudez. Non è venuto qui? No, no. Io non l'ho visto. Sto aspettando mia madre. Bella, non è vero? Sì, molto bella. Lei è molto fortunato, sa. Perché? Beh, a quanto ho capito, quella ragazza è la sua fidanzata. E so che vi sposerete presto, no? Cosa? Ah, certo, sì, io... Sì, è vero. Sì, stiamo pensando di sposarci. E visto che il dottor Galvane e sua madre sono buoni amici, saranno felici di questo matrimonio, no? Molto felici, sì. Mm. E quando sarà il matrimonio? Vede, non abbiamo ancora fissato la data, no? Però sarà presto, no? Sì, vero? Sì, sì, molto presto, molto presto. Ah. Bene. Allora, auguri. Grazie. Magari fosse vero. Perché la mia mamma non viene a trovarmi? Sola, non vuoi giocare con me? Cacita, tesoro. Lascia dormire. Non vedi che ha tanto sonno? Allora perché non andate a chiamare la mia mamma? Oh, sta per arrivare, tesoro, vedrai. Andiamo, vieni. Ecco, l'orsa canta. Giocattoli. Vi ho portato delle cose bellissime. Venga, signorina. Guarda com'è bello. Ti piace, tesoro? E guarda cosa ho portato per te, Cacita. Questo è per te. Grazie, Marta. Sono molto contenta. Che lei carina. È una bambina molto educata. Ringrazio sempre. È un cagnolino. Come sta? Bene, grazie. E la mia principessina come sta? Eh? Ho un regalino per te. Guarda che cosa ti ho portato. Te l'avevo promesso, no? Te lo ricordi? Com'è bello. Ti piace? Sì. Ah, che bello. Hai tanto sonno, tesoro? Sì. Ah. Bene, allora resterò qui con te. Ti racconterò una bella favola, sei contenta? E vedrai che ti addormenterai, va bene? Sì. Ascolta, tesoro, in un paese lontano c'era una volta un grande castello incantato dove abitava un principe buono, circondato dalla servitù e da tanti animali. E un giorno in questo castello arrivò l'imperatrice di un paese molto ricco, era piena di collane, di bracciali, di orecchini. Mi prometti che non te ne andrai via? No, no, piccola mia, perché dovrei andare via? Allora, un giorno in questo castello arrivò l'imperatrice. Era molto bella, elegante, però non era buona, era molto malvagia. E il principe, che invece era molto buono, lo ospitò con tutti gli onori nel suo castello. Non immaginava che l'imperatrice fosse cattiva, però a un certo punto... si è addormentata. Già.
Che carina. È così tenera. Buongiorno. Ciao, Riccardo. Ciao, tesoro. Come stai? Per favore, signorina Marta, vorrei parlarle un momento. Mi dispiace, ho molta fretta. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, tesoro. Vuole smetterla, per favore? Quando la finirà di importunarti? Parlarti, eh? Dammi un'opportunità, perché mi sfuggi? No, mi lasci. Per caso hai paura di me, eh? Allora non vuole proprio capire. Le ho già parlato chiaro, non voglio più sapere niente di lei. Vieni qui, non ho ancora finito. Ora devi ascoltarmi. Mi lasci. Ora devi ascoltarmi. Ma le ho già detto che non posso, che non voglio. Per favore. Tu hai già parlato, ma io non ho ancora detto niente. Ed è meglio mettere le cose in chiaro, eh? Per favore, vuole smetterla. Senta, io non la conosco, su, mi lasci andare. La smetta di molestarmi, mi lasci. Aspetta. Insomma, che cosa attimo. Vuole, che cosa? Io voglio te. Ecco che cosa voglio. Voglio te, ti amo. Perché? Perché l'ha fatto? Non è alcun diritto, perché? Io non sono una ragazza frivola, lo sa. Non sono una di quelle donne adatte alle avventure. Io sono una ragazza seria che vuole solo storie importanti, ha capito? Sì, sì, certo. Lei mi aggredisce, mi bacia, però questo non significa niente per lei. Le piaccio e si è tolta una soddisfazione, ma il resto non le interessa. Per me la cosa è diversa. Io non bacio per baciare, capisce? Per me un bacio è un gesto importante, un modo per comunicare un sentimento. Le chiedo per favore di lasciarmi tranquilla, va bene? Vedi, sì, io veramente volevo... E ora mi lasci passare, la prego. Ecco fatto. Che disastro. Ti sta bene, Riccardo Contreras. Era quello che volevi, no? Ecco la conseguenza della tua stupidità. Ti sei innamorato come un perfetto idiota e questo è il risultato, questo. E ora che cosa farai? Dimmi, dimmi, che cosa farai? Sì, lo chiami, lo chiami. Subito, dottore. Marta, Marta, che ti prende? Perché piangi? Che ti è successo? Da dove vieni? Vuoi che ti faccia portare qualcosa? Un calmante? No, no, no. Contreras, voglio andare a casa. Per favore, prenda un calmante per la signorina Galvani. Sì, sì. No, no, io non voglio un calmante, aspetta, voglio andare via. Marta! Cosa avrà quella ragazza? Riccardo, perché sei così serio? Che ti succede? Ti senti male? Hai indovinato, mi sento male.